Io ho 53 anni e a 53 anni avere un'incertezza sul futuro è pesante la cosa. Abbiamo paura anche che non ci paghino gli stipendi il mese prossimo. Questi, in protesta a Roma davanti al Ministero delle Imprese, sono i lavoratori dell'industria italiana autobus. Arrivano da Bologna e da Avellino perché il futuro della loro azienda è incerto. Non c'è più tempo, non c'è più tempo perché l'azienda deve essere ricapitalizzata, sta finendo la liquidità, i lavoratori rischiano di non avere lo stipendio nel mese di maggio, ma soprattutto vanno consegnati i 600 autobus che sono stati ordinati da parte delle municipalizzate. Quindi noi diciamo che il governo non può più rimandare le scelte. 1.300.000 euro devono essere spesi in Italia per gli autobus, il PNRR, l'unico stabilimento in Italia che produce autobus. Stiamo fallendo? Sono saliti i vostri delegati, sì. Che speranza avete? Ah, perlomeno che ci dicano qualcosa, anche perché abbiamo famiglia, per esempio io adesso ho una figlia che deve andare all'università, è un problema. Come si fanno ad affrontare tutte le spese quando non sappiamo se fra due mesi non abbiamo neanche lo stipendio? Non sai nemmeno come programmare una vacanza d'estate, una settimana di ferie all'anno. Programmata quest'anno? Ancora no, sinceramente ancora no, per l'evolversi della situazione non saprei. Veniamo da diversi lavori, diverse esperienze, quindi speravamo finalmente di aver trovato un lavoro stabile e poter mettere su famiglia. Avete figli? No, non abbiamo figli. È impossibile pensare di avere figli. Come pensiamo di poter crescere un figlio sapendo che da un momento all'altro entrambi rischiamo di perdere il posto di lavoro? Non abbiamo un paracadute, nel senso che se cadiamo, cadiamo entrambi nello stesso momento. Da quanti mesi vivete in questo stato di insicurezza, di ansia? Da oltre un anno. Da oltre un anno. Ci svegliamo la mattina e non sappiamo che cosa succederà fino a sera.